Buongiorno a tutti voi ragazzi, da Giuseppe e Polizotto Garage, bentornati a Polizotto Garage. Come avrete visto nelle mie ultime immagini o foto che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, su Polizotto Blue Design e sulla mia pagina Facebook di Polizotto Giuseppe, ho pubblicato per l'appunto le foto del mio ultimo modello che ho costruito insieme al mio amico Giovanni Labua. Naturalmente, come potete notare, manca la parte elettronica, cioè batterie, ricevente e servi di comando di accelerazione, freno e sterzatura. Ma già sono stati ordinati, quindi aspetto che arrivino. Ma nel frattempo posso andare a comprare e scegliere, o meglio dire, la carrozzeria da installare al mio modello. Naturalmente tutte le carrozzerie che io compro, le compro trasparenti, non verniciate, quindi così posso modificarle, verniciarle a mio piacimento. Posso scegliere il colore, gli adesivi e tutt'altro. Ora io tutti i miei pezzi li compro come ho già detto altre volte, dal mio amico Giovanni Labua. E adesso andremo da lui a scegliere una carrozzeria e vedere cosa mi consiglia, o meglio dire che tipo di carrozzeria mi consiglia da installare in questo modello. E naturalmente ci faremo spiegare i vari passaggi per sagomare, installare la nostra carrozzeria grezza, che naturalmente si dovrà ritagliare tutta, forare tutta, nel nostro modello. Ma bando alle ciance e andiamo dal nostro amico Giovanni Labua. A fra poco ragazzi, io prendo il modello e comincio a fare strada. Seguitemi, ciao! Ok, e siamo arrivati. Posteggiamo. Ok, scendiamo. Buongiorno, ciao Giovanni. Entra, Matte. Ciao, Matte. Ciao Giovanni, tutto a posto? Tutto a posto, Io dimmi. ero venuto per vedere una carrozzeria per il modello che avevamo costruito, ti Ah, come ricordi? abbiamo fatto? È un tipo di carrozzeria, Sì, diciamo, tu che mi da... consigli di metterci? Allora, te la faccio vedere qualcuna già verniciata. Ah, vabbè, sì, vabbè che Però tu lo sai, io l'ho io poi ti dico trasparente. eventualmente quale deve, perché nelle rally game ce ne sono, c'è un tipo così, aspetta, qua c'è un'altra. Questo è stile barchetta, vero Giovanni? Sì, un tipo pure così. E L'Audi, bella Giovanni! poi diciamo ce ne sono pure tipo così. Ma stavi lavorando a qualche cosa, Giovanni? Sì, Sì, tu sempre che armeggi, Giovanni! qua stavamo preparando qua. Quindi uno ha da scegliere con la carrozzeria, però quella che abbiamo fatto noi, io ti consiglio. Questa no, questa neanche perché questa di qua diciamo ha bisogno di molta aerodinamica, però per quello che uno le fa per il puro divertimento Sì, tanto lo sai, questo è soltanto per è divertirmi. divertirsi, non Perché ne vale la giriamo pena, poi questa la puoi dall'altra. levare pure. Questa neanche, perché queste fanno parte dell'aerodinamica. Io ti consiglio eventualmente di mettere una carrozzeria come questa. Questa qua sarebbe Sì, questa è la bella. subar, perché questa qua diciamo è l'ideale per girare Sì, su pure gli piazza. adesivi, belli, Questa qua Giovanni. è completa di adesivi. E niente, poi ti consiglio però una cosa, quando tu la devi mettere questa di qua, la vai a centrare tutta quella sistemata Sì, con le anzi, se mi puoi dare protette e qualche così. spiegazione, così, qualche passaggio, me lo Sì, potresti poi con spiegare. un pennarello ti vai a prendere tu le misure delle colonnine che c'è nella macchinina. Ho capito. Una volta che ti prendi le misure, la levi, ricordati di cenciarla, la levi e incominci a tagliare i passaruota. Ti fai tutti i fori sistemati, dopodiché fai un foro e la vai provando, fai un foro e la vai provando, perché conviene non sbagliare. E poi ti ricordati di dargli una lavata con un po' di sgassante e poi diciamo una carteggiata e sei quasi pronto per poi verniciarlo. Poi non lo so i colori che devi fare tu, Ma ma questa vediamo, vedremo. sarebbe diciamo
una di quelle carrozzerie che serve, diciamo, per potersi divertire. Sì, ma non è questo il mio intento, Giovanni, questo è il mio intento. Bello, bello quello che stai facendo qui, Giovanni, bello. Questo qua è il rap, però di fatto l'ho fatto pure le carrozzerie, sempre per potersi divertire, per potersi divertire su, sui piazzali. Bello, 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 bello. Poi c'è tutto... Questa è quella tutta fatta vostra, giusto? Sì, sì, questa è in carbonio, internamente, poi esterna, diciamo, è verniciata per poi dargli da una mano di vernice a sistemare. Bello. E poi l'ultima cosa che abbiamo fatto è questo qua, il telaio snodabile per il Raptor, per cercare di andare sempre più forte, solo questo. E questa è l'evoluzione. Sì, sì, questa è l'evoluzione. Bello, bello. E poi è probabile che metteremo questo motore qua. È probabile che metteremo questo motore qua. Per cercare con la marmitta laterale, eccetera. C'è ancora in fase di sperimentazione. Poi ne vedremo qualcosa assieme. Quando poi termini tutto, vedremo il progetto terminato. Sì, tranquillamente. Va bene, Giovanni, ok. Io ti ringrazio. Di niente. Ciao. Allora, alla prossima. Alla prossima. Ragazzi, noi andiamo al magazzino. Torniamo al magazzino. Ciao. Andiamo, Matti. La macchina è mia, la gente è mia. La porti tu? Di nuovo Giovanni, ciao. Ciao Giuseppe, ciao Matteo. Ciao. Ciao a tutti voi ragazzi. Bene, seguendo i consigli del mio amico Giovanni Labua, mi sono portato leggermente avanti. Ho messo il nastro nei vetri, così dopo averla verniciata i vetri resteranno trasparenti. Naturalmente ho anche forato i buchi delle colonnine e il buco fatto dell'accendicandela dove andrà a posizionarsi per fare partire la macchina e il buco dell'antenna, dove uscirà l'antenna. Bene, il prossimo passaggio non sarà quello, naturalmente, di andare a ritagliare i cerchi delle ruote, dove andranno le ruote, e i perfili intorno alla carrozzeria stessa. Io per sigillare i vetri ho usato il normalissimo nastro adesivo, non ho voluto usare il nastro di carta perché l'ultima volta che l'ho usato ho notato che il nastro di carta fa penetrare il colore quando lo vernicio, mentre col nastro adesivo questo non succede. Poi ho ritagliato il tutto, le parti in più, con un bisturi, ma voi potete usare, se non lo trovate, con un normalissimo taglino o una lama di taglierino. Questo, se volete sapere dove lo potete acquistare, naturalmente in una qualunque farmacia. Mi raccomando, fate molta attenzione sia con il bisturi che con la lama del taglino stesso. Bene, adesso ritorniamo in garage a fare questi ultimi due passaggi, cioè ritagliare e verniciare. Il colore lo scopriremo assieme. A tra poco ragazzi, ciao. Bene, ora che siamo tornati in garage procediamo pure con il tagliare i bordi, le ruote della nostra carrozzeria. Andremo a fare il taglio tramite queste forbici qui, se vedete bene sono proprio specifiche per tagliare il policarbonato, perché come ben tutti non lo sanno, queste carrozzerie sono di policarbonato, non di plastica, come si potrebbe pensare. Quindi queste forbici, che hanno, come potete vedere, la punta leggermente ricurva, sono fatte apposite per ritagliare questo materiale. Bene, procediamo con il taglio. Bene, adesso procediamo con la verniciatura. Scopriamo di che colore la faremo. Bene ragazzi, il modello è finito, o meglio dire, la carrozzeria l'abbiamo terminata, l'abbiamo verniciata e mi sono portato già leggermente avanti, ho posizionato anche gli adesivi. Bene, non resta che mostrarvi il risultato finale. Spero che vi piaccia. Ecco qui. Questo è il risultato finale. Faccio una piccola panoramica del modello.
Bene, spero che il modello sia di vostro gradimento, vi sia piaciuto. Naturalmente, come dico ogni volta, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e continuate a seguirmi su Polizzotto Garage. Una cosa che stavo dimenticando a dire, che ma penso che quasi tutti che lo sanno, chi cammina, chi frequenta, fa il modellismo, lo sa. Queste carrozzerie vengono verniciate naturalmente dall'interno e non dall'esterno. Quindi per questo noi abbiamo messo il nastro adesivo all'interno della carrozzeria. Bene, come ho detto poc'anzi, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. E mi raccomando, se volete sapere cosa farò, cosa mi inventerò la prossima volta, o meglio dire di che cosa parleremo la prossima volta, non dovete fare altro che seguirmi. Mi raccomando, vi aspetto sempre più numerosi. Alla prossima ragazzi, da Giuseppe e Polizzotto Garage, alla prossima. Ciao!